Abbiamo scelto il diastema perché il diastema... Nel 1991 fu una scommessa. Un gruppo di amici appassionati radioamatori creò un'associazione che si occupasse di protezione civile, scelse come nome le iniziali PC, protezione civile appunto, che in gergo tecnico vengono scandite come Papa e Charlie. Da allora sono trascorsi 20 anni, i ragazzi del 91 sono diventati padri e madri, professionisti impegnati ma ancora con la passione per il volontariato. Il sodalizio, che oggi ha sede in via Filettini a Pagani, è stato protagonista sul campo con i suoi volontari di decine di scenari, da Sarno all'Umbria, passando per l'Aquila, con esperienze significative anche all'estero, in Albania ed in Armenia. Per celebrare degnamente la 20ª Candelina, l'associazione ha promosso per il fine settimana alle porte un intenso programma di attività. Si parte domani alle 18 con l'animazione In strada per i bambini, sabato alle 10 corteo di mezzi e volontari della pubblica assistenza, seguito dal concerto della banda nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel pomeriggio ancora spazio alla musica. Domenica alle 20 nella chiesa di San Sisto II la messa presieduta dal vescovo giudice. Gli eventi si svolgeranno presso l'auditorium e piazza Sant'Alfonso, dove sarà possibile anche visitare gli stand espositivi che raccontano i primi 20 anni di storia di Papa Charlie. Abbiamo deciso insieme a tanti altri amici di festeggiare per la città. La protezione civile non è altro che un patrimonio di questa collettività. Abbiamo chiesto aiuto a tanti buoni amici del territorio, come la Paranza Paganese, come i Diastema, come la Boom Boom Animation per l'animazione per i bambini. Abbiamo costituito anche una banda nostra che dovrebbe suonerà sabato sera. Ovviamente dobbiamo ringraziare Alfonso Pandolfi per il servizio che ci ha dato e grazie al quale riusciremo a portare avanti questa manifestazione. In più ringraziamo anche il Comune per la messa a disposizione di quello che sono l'energia per fare questa attività.